stata assassinata. Che diavolo possiamo fare, Odell? Me ne occuperò io. Mi dispiace, Sir Horace, ma è mio dovere farle notare che lei era furiosa, ha perso ogni controllo e l'ha strangolata. Patrick, non sei un po' stanco di remare? Vi chiedo scusa, siamo in ritardo? Patrick ha insistito per farmi fare il giro dell'isola in barca. Povero caro, è assolutamente esausto. Arlino è mia moglie e questo è quanto. Fino a che morte non li separi. Lo sa cosa mi infastidisce di più qui? Cosa, madame? La pietà. È una cosa che non sopporto. Anche a quei tempi riusciva sempre a alzare le gambe più in alto di tutte noi. E ad allargarle anche. Questa è una stupidaggine, una maledetta stupidaggine! Ora considerate attentamente una cuffia da bagno, una bottiglia, un orologio da polso, il diamante, il cannone di mezzogiorno, il respiro del mare e l'altezza della scogliera. Ehi, aspetta, Linda, è ora di finirla. Ma cosa vuoi? Dica a sua figlia di dirgli la verità. Ma con Hercule Poirot, i misteri non restano tali troppo a lungo.